La situazione psichiatrica è ancora più complessa di quanto si poteva immaginare. Sono stata in carcere a far visita a Barreca. Dice che gli unici colpevoli sono i suoi amici e che lui è stato costretto a guardare. La psicologa e criminologa Roberta Bruzzone ha avuto questo incontro al termine della sua visita al carcere Pagliarelli di Palermo, dove si è trovata di fronte a Giovanni Barreca in una situazione drammatica. Barreca, un muratore, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie, Antonella Salamone, e i loro due figli, Kevin ed Emmanuel. È stato lui stesso, l'11 febbraio scorso, a chiamare i carabinieri e a narrare l'orrore che si era consumato. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito sotto l'influenza di un delirio mistico, mosso dall'intento di liberare la casa dal demonio. L'accusa sostiene che sia stato aiutato nella sua azione dalla figlia di 17 anni e da una coppia di amici, Sabrina Fina, venditrice online di prodotti naturali per il benessere del corpo, e il marito Massimo Carandente, una sorta di guida spirituale. La coppia si era da poco trasferita nella casa della famiglia Barreca. Attualmente Roberta Bruzzone è entrata a far parte del team difensivo di Barreca e ha il compito di redigere una consulenza psichiatrica su di lui. Come sottolinea la criminologa, la realtà dei fatti potrebbe essere ancora più complessa di quanto sembri. Per Bruzzone, Barreca si trova in una sorta di dimensione delirante impenetrabile. Nonostante sia in carcere, non ha cambiato idea riguardo alle sue convinzioni e continua a sentirsi perseguitato da spiriti maligni. Come afferma la Bruzzone, Barreca vive in un mondo di demoni potenziali. Alla base, secondo quanto emerso da questo primo approccio con lui, c'è un gravissimo disturbo del pensiero di matrice delirante. Barreca e la Bruzzone hanno avuto un lungo colloquio, durante il quale lui ha rivelato i tragici eventi che hanno portato alla morte della sua famiglia, avvenuti sotto i suoi stessi occhi. Ha inoltre discusso della sua relazione con Carandente e Fina, nata attraverso incontri online e caratterizzata da frequentazioni religiose. Barreca segue il predicatore evangelico Roberto Amatulli. La natura del legame tra Barreca e i suoi amici costituisce un aspetto fondamentale di questa sconvolgente vicenda. Barreca ha affermato di essere stato istigato da Carandente e Fina a partecipare agli omicidi, sebbene solo come spettatore. Insiste sul fatto che il suo ruolo sia stato marginale in questa terribile situazione, affermando di essere stato solo testimone delle violenze inflitte dalla coppia di amici a sua moglie Antonella e ai loro figli, fino alla loro morte. Sostiene di non avere avuto alcun coinvolgimento diretto negli omicidi, di non aver mosso un dito. Ha indicato che l'architetto della violenza sarebbe stata la Fina. Tuttavia questa è solo la sua versione dei fatti che richiederà una verifica accurata. Inoltre Barreca ha negato categoricamente di aver mai maltrattato sua moglie, come precedentemente suggerito. Ha dichiarato che l'idea di picchiare una donna è inconcepibile per lui, poiché si considera un figlio di Dio. Questa rivelazione è stata un vero colpo di scena, commentato dalla Bruzzone così. Barreca non è certamente il principale attore della situazione. Ci interessa dimostrare il tipo di condizione che si è sviluppata in quella casa, tutto quello che è successo. Quelle mura ci possono raccontare cose importanti. Per questo motivo nei prossimi giorni cercherò di fare un sopralluogo. L'Abruzzone intende verificare se le affermazioni di Barreca corrispondono allo stato in cui si trovano gli ambienti e alla disposizione degli oggetti. È essenziale, pertanto, penetrare all'interno di quella che potremmo definire la casa degli orrori. Altrettanto cruciale sarà esaminare le scritte lasciate sui muri dell'abitazione nei giorni del massacro. L'Abruzzone commenta: le scritte sono fondamentali per ricostruire alcuni passaggi dei delitti e per studiare una problematica psichiatrica che probabilmente non riguardava solo Barreca. Durante il colloquio in carcere, Barreca ha continuamente chiesto notizie su sua figlia, l'unica sopravvissuta alla tragedia. Inizialmente la ragazza è stata trasferita in una comunità protetta, dando l'impressione di essere stata salva miracolosamente. Tuttavia, nei giorni successivi, ha ammesso di aver avuto un ruolo negli eventi.
Attualmente gli investigatori, coadiuvati dagli psicologi, stanno conducendo ulteriori indagini. Per l'Abruzzone sarà cruciale confrontare le testimonianze della ragazza con quelle del padre. Esistono delle somiglianze tra le loro versioni? Dai pochi dettagli disponibili sembrerebbe di sì. Questo suggerisce che anche la figlia potrebbe aver puntato il dito contro la coppia di amici? Questo non è ancora chiaro. Dall'altra parte, Carandente e Fina, conosciuti come i fratelli di Dio, hanno respinto le accuse. Dal carcere, dove sono detenuti, hanno dichiarato che Barreca avrebbe agito da solo. Queste sono le parole riportate dal loro avvocato, Marco Rocca. Al momento dei delitti noi non c'eravamo. I due estremisti religiosi hanno richiesto di essere interrogati dalla procura di Termini Imerese, che sta conducendo le indagini sulla tragedia. Tuttavia, prima di procedere, gli investigatori desiderano valutare i risultati delle analisi condotte sul materiale sequestrato, inclusi computer e telefoni cellulari. Tornando a Roberta Bruzzone, prima ancora di raggiungere il carcere di Palermo in auto dall'aeroporto di Punta Raisi, la criminologa ha ricevuto delle minacce. Un messaggio inquietante è comparso su Facebook, ma è stato successivamente rimosso. Ecco il suo contenuto. Il demonio torna sempre sul luogo del delitto. Meditate e esorcizzatela. L'esperta commenta: iniziano gli attacchi nei miei confronti, dove qualcuno vede diavoli ovunque, anche nella sottoscritta. Quanto accaduto dimostra l'importanza di dover stare attenti a questi ciarlatani e santoni, che si spacciano per ciò che non sono. Le parole del parroco di Altavilla Milicia, Don Salvo Priola, hanno suscitato grande dibattito, perché sono state pronunciate durante un'omelia il 3 settembre 2023, ossia 5 mesi prima della tragedia. Qui ad Altavilla ci sono casi di possessione demoniaca, non solo di adulti, in alcuni casi posseduti dal maligno, ma purtroppo anche di bambini. Vogliamo pregare Dio nostro Padre e chiedere a Maria di volgere il suo sguardo compassionevole in quelli che sono in balia del maligno. Molte volte non per colpe proprie, ma per la cattiveria di altri, che si sono rivolti a fattucchieri, a maghi, a gente che è inqualificabile. E qui ad Altavilla ci sono tanti che si rivolgono a queste persone indecenti. Vogliamo pregare perché si convertano coloro che invocano il male per fare il male degli altri. Preghiamo per chi è colpito da questi mali, che fanno una pena infinita. Parole che alla criminologa Bruzzone non sono piaciute, e replica. Il parroco fa riferimento a casi di bambini posseduti dal demonio in mano a genitori inadeguati, che si rivolgono a cartomanti e fattucchieri invece di pregare. Mi domando, il parroco è a conoscenza di nomi e cognomi? A prescindere che si creda o meno nella possessione demoniaca, un bambino ritenuto posseduto è potenzialmente esposto a tutta una serie di maltrattamenti di qualsivoglia natura. Il prete si è attivato per salvaguardare questi bambini? Vorrei che si andasse fino in fondo a questa storia, perché la ritengo una cosa gravissima. Se questo religioso parla di bambini indemoniati, deve dimostrare di aver fatto delle segnalazioni alle autorità. Ad Altavilla, dove la tensione è sempre più palpabile, molti si sono schierati a sostegno del parroco. Quest'ultimo ha recentemente dichiarato di essere pronto a rispondere di ogni sua parola. Tornando all'indagine, Antonella Salamone, alla fine del 2023, aveva inviato alcuni messaggi vocali a un'amica, lamentandosi di persone che avevano messo radici nella sua casa e della necessità di proteggere suo figlio Kevin. «Io vorrei andarmene, però qua ho paura per Kevin mio, perché è un casino schiodarli». Il riferimento riguarda la coppia di amici del marito, un presagio terribile considerando che sia lei che due dei suoi tre figli sono stati torturati e uccisi. La donna ha subito una fine agghiacciante, il suo corpo è stato letteralmente smembrato e i RIS hanno rinvenuto resti in vari punti. Il piccolo Emmanuel, invece, è stato coperto da un lenzuolo. Barreca, nella sua ricostruzione, ha affermato che gli amici erano convinti che il bambino sarebbe stato resuscitato. È una storia orribile, destinata a rimanere nelle menti e nelle pagine per molto tempo, poiché ha lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue e terrore.